Oggi parte il progetto Reload on the Road. Quali sono le vostre proposte per i giovani? Allora, le nostre proposte possono essere svariate perché il progetto Reload include diversi partner, quindi diversi enti, diverse cooperative sociali che si occupano ovviamente del target giovanile, però su con strumenti differenti, per cui ci saranno laboratori d'arte, ci saranno laboratori dedicati allo sport, laboratori che sensibilizzeranno, diciamo, la questione delle sostanze, sì, la prevenzione da sostanze e attività comunque ludico e ricreative sostanzialmente, dedicate anche all'inclusione e al creare una comunità intorno a questi ragazzi che, diciamo, che sono stati un po' penalizzati soprattutto dall'emergenza Covid. Infatti noi siamo qui proprio per quello, in quanto il percorso Reload nasceva prima del Covid con delle iniziative che non erano così all'aperto e così a presa diretta sui ragazzi. Con il Covid ci siamo accorti di quanto diventi importante andare proprio a cercarli e coinvolgerli nei loro momenti di quotidianità, e da qui Reload on the Road, quindi uno spazio che va proprio nelle strade e va alla ricerca dei ragazzi stessi e delle loro esperienze. Esatto.